Nelle ultime ore, il concorrente del Grande Fratello Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad alcune riflessioni. Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è ritrovato insieme al coinquilino Iago Garcia a parlare dei compagni di gioco e di possibili strategie che alcuni di questi starebbero attuando. Sempre nelle ultime ore, tra il modello milanese e Elena Prestes, è scattato un bacio anche se si è trattato di un bacio cinematografico. I due, insieme ad altri coinquilini, hanno giocato e scherzato mimando scene di film, in particolar modo la scena del bacio appassionato tra i due amati. Lorenzo e Elena hanno riprovato la scena due volte e le loro labbra si sono avvicinate sempre di più fino ad arrivare a sfiorarsi e a darsi quel bacio, cinematografico, che forse anche loro stessi stavano aspettando di darsi da giorni. Grande Fratello, le riflessioni di Lorenzo Spolverato. Ma tornando alle riflessioni di Lorenzo e Iago, nelle ultime ore, i due inquilini si sono ritrovati in giardino a parlare e commentare il comportamento dei compagni di gioco. In particolar modo, il comportamento per così dire strategico che alcuni di questi starebbero adottando. Iago Garcia ha così esordito nel discorso: "Io non so fingere. Io recito per lavoro, sono un attore, nella vita no. Non sono perfetto, ma non sono mai stato finto. A me dà fastidio che dicono che siamo in un gioco, è strategia quella, se stai giocando vuol dire che hai una maschera e quindi stai ingannando gli altri e il pubblico. Fai vedere a tutti una persona che non sei. Già sto vedendo dei comportamenti strani, Clarissa non mi sembra una persona finta, vedremo". Dopo aver ascoltato le parole dell'attore, Lorenzo si è detto d'accordo con lui aggiungendo ulteriori considerazioni. "Hai ragione, anche io devo ancora capire alcune cose qua dentro. Magari mi fido delle persone sbagliate. Vai a capire chi gioca però, secondo te, se uno è un giocatore, significa che è finto o che ha costruito una strategia? Tu sei un uomo, sei composto ed elegante, io prima di giovedì voglio già avere un'idea di chi nominare e glielo voglio dire. Voglio fare così, li devo inquadrare tanti ancora.